parlare la signora Cristina Mazza, che è qui con noi, che diceva è la signora delle vetrine, che comanda le vetrine. Allora Cristina, il tuo giudizio su questa iniziativa? Devo dire che anche quest'anno siete stati molto bravi, tutti bravissimi, come diceva giustamente il dottor Pallini, è importante partecipare, non sempre si può vincere, ma comunque avete tutti avuto una grande responsabilità, quella di vestire le vetrine di Parma. Io vorrei proprio a questo punto, oltre che portarvi proprio il saluto di Ascol, che per la nona edizione ha contribuito a realizzare l'iniziativa, tre valori, tre concetti importanti, mi rilascio a quanto giustamente e condivido in pieno quanto ha detto Michelotti prima. Allora, valori, intanto bisogna capire e dare un'importanza fondamentale ai valori. Credo che il commercio rappresenti non solo un valore economico ma anche sociale, perché appunto dà tutta una serie di servizi anche a voi bambini. Avere un negozio aperto sulla strada, avere un negozio illuminato, dà garanzia e tutela anche per i numerosi bambini che girano per le strade. Il discorso delle regole, ecco, questo è molto importante. Anche il commercio ha delle precise regole. Fare la vetrina rappresenta proprio uno strumento importante che il negoziante ha per comunicare ai propri clienti, alla propria gente. Quindi la regola, ci sono delle regole precise per fare la vetrina e voi, con aiutate dai vostri maestri, dai vostri maestri, avete contribuito a realizzare. Quindi questo è stato una grande soddisfazione, un grande impegno da parte vostra. Io aggiungerei la passione, lo dico sempre, la passione deve essere un valore che va messo in ogni cosa che si fa. Soprattutto nel commercio la passione fa la differenza, perché i servizi, la differenza la fanno le persone che danno.